Serve dunque continuità, soprattutto di risultati. Il Pescara a questo punto deve invertire marcia presto e con decisione. Due trasferte per capire. Si comincia da Crotone, all'uscita senza Zuparic, defezione pesante, e con Salamon ancora in fase di recupero. Sarà Pucino il partner di Ćosić. In mediana più Lazzari che Nielsen, quale sostituto di Bjarnason. Davanti invece Baroni opterà per il rientrante Melchiorri come punta vertice, affiancato da Pasquato e Politano. E così probabile panchina per il grande protagonista del match con l'Entella, Pippo Riccardo Maniero. Al telefono il presidente Daniele Sebastiani. Due trasferte verità, è così? Ma sono due trasferte sicuramente importanti, due prove del 9 per il Pescara, che arrivano dopo un successo che è salutare sicuramente. Dunque presente importante e fondamentale però il prossimo futuro. Dirigenti infatti al lavoro per garantire continuità su basi solide. Centro sportivo e poi anche la gestione dello stadio Adriatico, quando sarà, per ristrutturarlo. Mi sembrano progetti ambiziosi sotto questo profilo, no? Sì, sono progetti ambiziosi, ma il centro sportivo soprattutto è necessario per avere una casa. È chiaro che bisogna lavorare imprenditorialmente anche in questo mondo, cercando di fare in maniera tale da produrre redditi per poter alimentare i campionati del Pescara. Non vedo, diciamo, una sorta soluzioni. Di autofinanziamento, lo possiamo definire io, così. Io non vedo altre soluzioni in questa città, perché, ripeto, certo, gli imprenditori importanti mi sembra che si siano fatti avanti, e soprattutto mi sembra neanche che abbiamo poi alla fine allo stadio 30.000 persone, quindi i tifosi del Pescara, quelli veri, sono sempre quelli. Lo stadio sarà quest'iter che il comune intende portare avanti, è un iter che sfocerà con un bando pubblico. Chiunque si aggiudicherà questa gara dovrà prima di tutto ricostruire uno stadio per l'atletica, una pista di atletica. Perfetto, abbiamo parlato di politica gestionale, è un'intervista un po' diversa dal solito. È chiaro, presidente, che se tutto poi venisse confortato dai risultati, no, sarebbe l'ideale. Sì, Massimo, io sono d'accordo con te, però è anche vero che purtroppo in questo momento bisogna stare attenti a tutti, perché poi se non si ha una politica gestionale alle spalle, magari non si ha manco il tempo di fare i programmi, perché non ci sei più. Quindi pragmatismo prima di tutto. Ma nel modo più assoluto, e soprattutto piedi per terra, perché purtroppo, come ho sempre detto, noi non siamo grandissimi industriali e stiamo facendo, secondo me, 10 volte di più di quello che potremmo fare. Presidente, grazie. Naturalmente andrai a Crotone, sì. O starò a casa a scrivere un libro, perché sto scrivendo un libro. Questa è una curiosità fantastica. Per raccontare i primi 5 anni della mia avventura a Pescara, perché io sono uno di quelli che ci sto dal primo giorno, in maniera tale che poi veramente la gente si possa fare un'idea precisa rispetto a tutte le numerose stupidaggini che leggo tutti i giorni. Quando ha pensato il presidente di scrivere questo libro? Ho incontrato un signore che mi ha tenuto una mezz'oretta davanti a una tazzina di caffè, raccontandomi una serie di verità, a suo dire, che non avevano proprio nemmeno le gambe per stare in piedi, non per camminare. La scrivo io, la verità vera. L'unica differenza che ci sarà tra la mia verità e quelle che invece scrivono gli altri è che nessuno, penso nessuno, potrà venire a dire non è vero. Perché io vi aspetto tutti quanti, quelli che poi in questo